Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Team Italia, bentornati sul canale. Oggi siamo qui nella bella Zurigo, nella soleggiata Zurigo. Ovviamente ragazzi, vi pensiamo sempre perché abbiamo detto andiamo a fare una passeggiata a Zurigo. Sì. Un videino almeno dobbiamo farlo. Ino lo possiamo fare. Siamo davanti, lo dice Angie, alle Großmünster, è una cattedrale dove sotto sono sepolti i regnanti di Zurigo. Esatto. E tra l'altro vi ho fatto vedere anche una statua di Carlo Magno. Sì, Carlo de Grosse lo chiamano, Carlo il Grande. Esatto. E ovviamente ragazzi, Zurigo ha le sue leggende, ovviamente, anche Zurigo è una città abbastanza importante, no? Abbastanza, sì, abbiamo fatto delle piccole ricerche, più che altro Lele l'ha fatto perché io non sapevo nulla. Sì. E ha fatto delle ricerche dove praticamente si dice che ci sono delle leggende, sì, sui fantasmi. Ci sono varie leggende, tra l'altro una volta all'anno si fa una sorta di evento dove un ricercatore paranormale accompagna i turisti, a pagamento ovviamente, nelle varie tappe paranormali di Zurigo. Adesso purtroppo non c'erano scritto le tappe ragazzi, ma a quanto pare ha molte storie di leggende e fantasmi anche Zurigo. Sì, esatto. Tra l'altro ragazzi, una ricerca abbastanza curiosa che ho fatto e che vi volevo dire è che a Zurigo è presente un museo d'arte dove al suo interno è custodito un quadro degli originali di Renoir. Vi ricordate Renoir? Abbiamo fatto un'indagine scorsa sul quadro della bambina. Bene, qua a Zurigo è custodito un originale di Renoir, ovviamente non quel quadro, un altro che raffigura sempre una bambina con il nastro blu. È temporaneamente chiuso purtroppo. Esatto. Perché ci stanno facendo dei lavori, quindi non possiamo visitarlo. Peccato, perché eravamo curiosissimi. Esatto, volevamo portarvi all'interno del museo ragazzi, ma in questo periodo è chiuso al pubblico, non si sa perché, magari fanno manutenzione, cose varie. Mm-hmm. Tra l'altro voglio andare lì perché c'è una piccola miniatura della cattedrale, abbastanza interessante. E è un modellino più che altro. È la prima volta che la vedo, devono averla messa da poco. Esatto, eccolo qua. Questa ragazzi è la cattedrale dove ci troviamo ora. C'è una miniatura della cattedrale. Mi ricorda un po' Notre Dame, l'ho detto anche prima. Forse la parte davanti. Da questa parte qua, vedi, noi siamo qua. Esatto, siamo lì. Abbiamo fatto il giro e siamo finiti qua. Esattamente. Ed eccole qua. 1958-2008. 50 anni. Cosa? 50 anni, c'è scritto 15 years. 1958-2008. Ragazzi, stiamo vedendo se riusciamo a entrare nella cattedrale e visitarla. Purtroppo anche all'esterno della cattedrale c'è scritto che non si può eseguire riprese o foto all'interno. Questo è il problema delle cattedrali. Però ragazzi, quindi deduco che anche quando andremo al museo, secondo me qualcosa mi dice che non potremo nemmeno riprendere lì. No, sono un po'... Esatto. Vediamo se off camera riusciamo a vedere l'ingresso, cioè l'interno della cattedrale. Poi magari vi facciamo sapere com'è. Stanca? Sì. Ma per l'altro è stretto, capito? Sì. Io sto riprendendo. Alla fine ho ripreso. Nessuno ferma l'ere. Nessuno ferma il Jack at Italia. La nostra Angie è esausta. In effetti siamo passati in un posto, avete visto, un po' stretto. No, scendere voglio vedere. Non voglio scendere giù. Se è arrivato fin qua. Giusto, non è. Un attimo fiato. Anche perché è una figata, eh. Stiamo salendo sulla torre della cattedrale. Sotto di noi ci sono a quanto pare delle cripte dove sono custoditi i resti. Sì, ma noi stiamo salendo. Sì, custoditi i resti dei regnanti di Zurigo, gli antichi regnanti. Quindi hanno anche delle cripte questa cattedrale. Anch'io voglio un po' d'acqua. E ragazzi, andiamo di sopra. Adesso bevo un attimo ragazzi, un po' d'acqua che ci vuole, poi andiamo di sopra. Ok ragazzi, stiamo per salire sulle torri, queste scale di legno. Okay.
un po' tetro, sopra. Peccato che non ho il K2 dietro. Continuiamo la salita. Tutto in legno, Mamma mia. Porca. Dai. Nota positiva, c'è un po' di allenamento. Quanto sono strette queste scale. Mettono quasi ansietta a salirle. Ragazzi, è infinito. È tipo infinito, ci troviamo già alti, come vedete da fuori, si vede tutto a Zurigo. Ragazzi, qua si vede un po'. È splendido. È incredibile. Cioè, Angie sta morendo. C'è un batticuore incredibile. Non si è abituata. Qua ragazzi si vede un po'. In alto deve essere ancora più bello. Tra l'altro non credo manchi molto, Ok, stiamo salendo dopo aver fatto una pausetta perché siamo veramente alti, stiamo facendo un sacco di scale. Mamma mia. Però la cosa da stimare è che non abbiamo dovuto pagare per venire qua sopra. Mamma mia, quali scale sono. Ok, siamo arrivati. Ragazzi, siamo in cima. Guardate, siamo proprio sulle. Qui sono le torri della cattedrale, guardate che vista che c'è. Non è abituata, ragazzi. Vabbè, siamo abituati ai sotterranei di Mombello, di dentro, che lì ti manca pure l'aria. Ok, bello, una vista incredibile. D'aria. Abbiamo visto, adesso ci riscendiamo. Sì. Con molta cautela. Vai. Occhio amore, dove metti i piedi, Qua è stretto. Ok ragazzi, stiamo riscendendo le scalinate a chioccio della cattedrale per tornare giù. Se riesco qualche ripresa da chiesa ve la faccio. Ragazzi, abbiamo trovato la cripta. Eccoli, queste sono le tombe dei regnanti. Le tombe dei regnanti di Zurigo. Wow, eccole. Sì, è molto vuoto. E qui c'è una statua di Carlo Magno. Peccato non avere il K2, perché qui. Lo so, purtroppo. Qui ragazzi, secondo me qualcosina. Qui sono tutte le tombe dei regnanti, ragazzi, di Zurigo. Regnanti saranno tanti. Sì, tutti i re. Qui invece. È tutto vuoto, sì. Forse sotto ci sarà qualcos'altro. Dici? Mm-mm. Di solito le cripte sono così. Vedi qua che c'è un coso quadrato, guarda. È vero. Come la chiesa blu, che sotto c'è Infatti, il. Per sicurezza non ci posso essere sotto. No, anche per rispetto. No, okay. Visto ragazzi, vi abbiamo fatto vedere anche le cripte.
Ok ragazzi, siamo usciti ora dalla cattedrale. Ce l'ho fatta. È stato fico però, eh? Abbastanza. Cioè, nonostante la paura all'inizio, alla fine siamo riusciti a... Esatto. Cioè ragazzi, noi eravamo lì in alto, eh? Eravamo lì in alto. Qua o eravamo all'altra torre? Mi sa che eravamo all'altra torre. L'altra, sì. All'altra torre, sì. C'è un sole della miseria. E ce lo godiamo. Meno male, perché l'ultima volta che ho visto Zurigo anni fa c'era un diluvio incredibile. È vero, e non c'è la possibilità di riprendere. E posso dire di averla vista sia col sole che con la pioggia. Esatto. Scusa, fermati che devo... E nulla, detto questo, ragazzi, ci vediamo tra poco, perché vi racconteremo un attimo in breve un'altra leggenda. Però in una piazza che è molto bella. Va bene. E molto particolare, okay. Dove c'è anche il teatro di Zurigo. Ma tra poco. Ragazzi, stiamo continuando il nostro giro a Zurigo e siamo venuti a conoscenza di una cosa da brividi. Perché praticamente la cattedrale dove eravamo prima... Sì, le Grossmünster per un po' di tempo sono state chiuse, non si poteva salire. Non ti facevano salire, non ti facevano andare su a visitare perché purtroppo mesi fa o qualche anno fa ci sono stati diversi suicidi. Due, in realtà. Due. Cioè, due suicidi, ragazzi. Dove siamo saliti prima noi? Perché due persone. Sì, salivano su e si buttavano di sotto. Infatti, prima quelle retine che hai visto erano per quello. Esatto. Hanno messo le grate. Prima non c'erano, e esatto. Quindi naturalmente uno saliva, ecco, si perché giù. Infatti, mi sembra strano. Le hanno chiuse per sicurezza e poi l'hanno riaperte. Capito? Hanno fatto passare un po' di tempo e poi l'hanno riaperte. Eh sì. Quindi, ragazzi, dove prima eravamo noi, due persone si sono suicidate buttandosi di sotto. Cioè adesso l'abbiamo saputo, siamo rimasti così. Siamo rimasti di sasso. Nemmeno io. Porca vacca. Mi dispiace ancora di più di non aver avuto il K2, mannaggia. Comunque questa stradina è particolare. Che bello. Ragazzi, qua c'è Villa Tobler, che è un parco. Con annesso ovviamente anche una villa, si può entrare. Cioè guardate che splendore di villa. Cioè mi viene voglia di entrare qua di sera a farci un'indagine, ragazzi. Anche perché si vede che è abbastanza antica. Che bello. Qua le persone vengono a rilassarsi. Hanno coperto, forse qua c'è una piscina. Ma l'altalena che si muove da sola, ne vogliamo parlare? C'è la prima, la bambina. Ah, c'è una bambina, ok. Ad un colpo. Aspetta. Che bello. È bello, sì. Stiamo facendo dei giri. È un pozzo? La fontana è chiuso. È una passaporta. Ma che bello. Proprietà privata, ovviamente. Guarda, ci sono una panchina, un giardino, i piedi. Eh sì, classico giardino ottocentesco. Tra l'altro, amore, dimmi quanto sarebbe figo fare un'indagine qua dentro, in sta villa. Cavolo. Ci starebbe, sì. Tra l'altro, proprietà privata, ma perché? Ci vivono forse. Dentro? Ma si può andare qua sotto? E fanno venire la gente dentro a visitare le persone. Teatro. No, non ci vivono. Teatro. Ah, è un teatro? Sì. Che bello. È un teatro. Sì, noi stiamo girando come dei curiosi. Cioè, siamo curiosi in realtà. Grandi curiosi. Che bello. Ragazzi, oggi ci stiamo veramente rilassando, e devo dire che sta avendo anche un bel video, secondo me. Ok ragazzi, siamo arrivati alla piazza dove si trova il teatro di Zurigo, che è quel palazzo che vedete in fondo, Open House. Ci sono anche chi manifesta la pace per le atrocità che stanno succedendo in Ucraina in questo periodo. Anche noi GHT Italia ci teniamo a dire no alla guerra e sì alla pace, ovviamente. Assolutamente. Lì c'è anche un'altra bandiera della pace, con i colori ucraini. Quello della pace. Ed eccoci qua, ragazzi, alla piazza del teatro di Zurigo. Bellissimo. E proprio qui, ragazzi, ci salutiamo, ma non prima di avervi raccontato un po' una leggenda che tra quelle che ho trovato
è di certo la più inquietante, tra l'altro non la sa neanche Angie. Cioè adesso che la racconto la saprà anche lei. Ok. Praticamente durante le sere si racconta, è una leggenda ovviamente, che nelle strade di Zurigo giri questo fantasma di una ragazzina che ha perso la mamma. Ok. È in cerca della mamma, quindi fermerebbe i turisti e i passanti chiedendo se ha visto la mamma. Ah sì? È un po' inquietante. Ma non un di po'... giorno? Non di giorno, notte. No, di notte, di sera. E quindi il fantasma si paleserebbe davanti ai turisti, a chi gira appunto tra le strade, nelle strade di Zurigo di sera, chiedendo se ha visto la mamma, perché si è persa. Ma... questa è una leggenda, quella anche, su internet. Tipo anche un orario che si manifesta quell'ora lì? No, sull'articolo diceva solo appunto nelle serate... Io che mi sono sempre informato sulle storie di fantasmi, che sono l'analista della situazione, ha scoperto lui che io sto qua da una vita, quasi. Sì, ho fatto una ricerchina. Perché io faccio ricerche sempre in Italia, fantasmi in Italia, esatto. Questo sole, una cieca oggi. Sì, è un sole incredibile oggi, è bello. Siamo a casa abbronzati, non so. E nulla ragazzi, spero che questo video un po' particolare vi sia piaciuto, vi abbiamo fatto vedere una città che veramente merita tantissimo. È una città molto antica, molto ricca. E... ci tenevo a fare un video dove appunto raccontavamo il nostro giro di oggi qua a Zurigo. E abbiamo visto anche un po' di leggende, la cattedrale, comunque anche un po' di cose interessanti, la cripta, che rientra anche in quello che facciamo noi costante alla fine. Peccato non aver avuto il K2. Però ragazzi, fa niente, dai, vi salutiamo da Lele ciao. E da Angie. È tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Ragazzi!